7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Mettiamo le braccia sopra le spalle del nostro compagno davanti! Molto bene, sopra le spalle del nostro compagno davanti. Mettiamo le mani sopra le spalle del nostro compagno davanti. Salve ragazzi, do you speak English? Hablas español? Le manine sulle spalle del nostro compagno davanti. Molto bene, signori. Attenzione, adesso dovete seguirmi, prego signorina, molto bene. Molto bene. E stop! Da qua fino a qua si siedono. È un momento davvero di gioco e di allegria quello che stiamo vivendo in questi momenti. Sono tanti bambini che disegnano e finalmente si relazionano. Ci spieghi tutto, assessore? Beh, questa idea mi nasce durante la fase del lockdown, in cui chiusa in casa con mio figlio mi viene l'idea di portare i bambini piemontesi nelle piazze e penso a questa misura che si chiama Giochiamo all'aria aperta, e oggi diventa e sta diventando realtà, perché con 262.000 euro abbiamo finanziato questa misura a favore di tutti i comuni piemontesi. Su Biella sono stati selezionati due progetti e grazie al lavoro dell'assessore Bessone questi due progetti stanno ovviamente prendendo forma, e oggi c'è questa giornata meravigliosa in cui i bambini stanno coprogettando quegli allestimenti che un domani saranno di tutta evidenza su questa piazza proprio realtà. Quindi siamo felicissimi, tra l'altro ci accompagna una giornata di sole meravigliosa. Come non dire ai bambini, giocate all'aria aperta, soprattutto oggi. È meraviglioso. Allora, assessore, Biella intanto si è aggiudicata i finanziamenti per questo progetto. Ci spieghi che cosa sta accadendo? Sì, adesso oggi è la seconda tappa di questo progetto. I primi sono stati fatti dei laboratori a febbraio, precisamente il 10 febbraio, e hanno progettato dei giochi a pavimento, e pertanto oggi con la loro cartellina li riproduciamo per vedere la fattibilità e quali sono anche a livello estetico i migliori o comunque sia i più complicati, i più diversi e via dicendo. Poi dall'ultime due settimane di maggio ci sarà lo step finale, quindi faremo anche proprio una grande bella festa dove verranno effettivamente realizzati da una ditta specializzata con delle vernici d'acqua, dove tutti i bambini della città di Biella e paesi limitrofi, chi vorrà venire a giocare su questa piazza e in altri due luoghi di Biella, che uno sarà di fronte alla scuola del villaggio La Marmora a Via Graglia e l'altro a Chiavazza nel parco giochi. E quindi la cosa meravigliosa comunque è vedere i bambini nuovamente all'aria aperta, socializzare, sorridere con tanto entusiasmo di stare finalmente tutti quanti insieme e riempie proprio di gioia. Allora, quindi buon lavoro e buon divertimento. Assolutamente, oggi ci divertiamo. Grazie, oggi ci divertiamo anche noi.